Ciao a tutti, belle e belli di casa, bentornati sul mio canale, benvenuti a questo breve vlog. Oggi ci facciamo qualche chiacchiere sportiveggianti per fare un check del canale, quello che c'è, quello che non c'è, quello che è finito. Facciamo quattro chiacchiere, vediamo un po' se riusciamo a dissipare un po' di nebbie. E allora, innanzitutto però, prima di parlare del canale, volevo farvi tanti auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Passate queste vacanze se avete l'opportunità di avere qualche giorno di vacanza, per chi va a scuola e ferie, per chi va al lavoro, come vi pare, con chi vi pare, a fare quello che vi pare, cosa fondamentale, cioè ha fatta la rima ma non era programmata, cioè. Allora, come al solito, questi video vlog, come li volete chiamare, queste quattro chiacchiere, io le faccio tutte a braccio, per cui non scrivendomi niente molto probabilmente mi dimenticherò di dire un sacco di cose, però vabbè, ormai siete abituati, magari poi ve le scrivo sotto al video. E allora, abbiamo da poco finito, non a caso c'è il video in sottofondo di questo vlog, del gioco che diciamo che del 2021 mi è piaciuto di più giocare, ed è stato Detroit Become Human. E, bellissimo gioco del 2018, e con i suoi difetti, perché non è un gioco perfetto, ma proprio a livello di, diciamo, insomma, storia, no? Ci sono un po' di cosette che, insomma, sono un po' assurde in realtà. Però nel complesso, diciamo che al 90%, il 90%, cioè, è veramente un bellissimo gioco. E dei tre protagonisti ho empatizzato ed ho seguito, cioè, mi ha fatto proprio da filo conduttore il buon Marcus, che vediamo qui. Quindi diciamo che la sua storia nello specifico ha condizionato tutto il mio gameplay. E mentre la storia di Cara, cioè, non so che dire della storia di Cara, cioè, ma anche di Cara in sé come personaggio. Cara che mi ha trasmesso fragilità, insicurezza, nonostante lei comunque abbia reagito e difeso la ragazzina, che comunque in un ambiente violento, che poi ragazzina non era perché era un androide pure lei, ma io non l'avevo capito se non sul finale, perché in effetti mi facevo domanda, ma com'è che questa non mangia, non beve, niente, cioè questa ragazzina vive de aria, però vabbè, non c'ero arrivata. C'era un punto in un episodio quando Cara guarda la rivista, e su quella rivista c'era proprio il modello della bimba, ma siccome non ce l'hanno fatto vedere a video, e io che cazzo non ne sapevo, cioè io pensavo che era una ragazzina vera. Vabbè, comunque sì, insomma, la storia di Cara e Cara in sé come personaggio non è che mi hanno trasmesso tutto sto granché, diciamo. E mentre la storia di Marcus, sì, appunto, come ho detto, buono, generoso, altruista, che voleva la libertà per tutti quelli come lui, androidi, devianti, androidi che poi sarebbero diventati devianti, insomma, ha sempre combattuto per la giusta causa, per cui io sono per le giuste cause, quindi mi c'è immedesimo, no? Ecco. Mentre con Connor ho avuto un rapporto conflittuale, devo dire, molto conflittuale, mi è stato antipatico fin dalla demo che ho giocato tempo prima di portare poi tutta la serie sul canale. Simpaticissimo, ma sicuro proprio che non lo sopportavo. Quel suo modo di fare con sta monetina, la lancio di qua e di là, poi con sto ciuffo ribelle, cioè fate un androide, no? Ma pettinati questi capelli? Io non lo so, sai, cioè. Vabbè, insomma, mi dava l'idea dello Sterminator, come dire. Per cui, insomma, non ci ho empatizzato. Però poi, grazie a Hank, grosso personaggio, nel senso che anche è stato, mi ha aiutato a plasmare poi, fra virgolette, quello che in realtà secondo me in Connor già si percepiva, la devianza, ecco. Per cui ci ho fatto prima pace e poi l'ho portato dalla nostra parte. Però purtroppo durante il corso della storia, come succede sempre nelle storie più belle, qualcuno si deve sacrificare per il fine ultimo, ovviamente, per cui Cara e Connor l'abbiamo persi.
sono motti, motti. Vabbè, per un'ottima causa. E quindi avevo anche pensato di riprendere il salvataggio di Detroit da un certo punto della storia. Vi devo dire che avevo anche pensato a quale punto. Quello dove Hank e Connor vanno al club e trovano le due ragazze e Connor non gli spara. Cioè io gli avrei cambiato, avrei sparato. Quindi da lì avrei preso decisioni diverse con conseguenze diverse per vedere un altro finale, no? Cioè per fare un finale diverso. Però poi ho pensato, che senso ha? Cioè questa è la mia storia. Il mio Detroit è questo, la mia prima run. Per cui andare a riprendere un salvataggio e cambiare tutto non viene più una cosa spontanea, viene una cosa pilotata. E invece questo qui, questa prima run è stata una cosa spontanea. Io ho preso le decisioni di getto, di istinto, per cui è solo questa la mia storia per me. Cioè non ha senso rigiocare per vedere un altro finale. Cioè, c'ha un sacco di finali questo titolo che non vedrò mai. Però io sono contenta della mia storia e della mia run. Quindi capitolo Detroit chiuso, ne abbiamo parlato anche a sufficienza, sono 6 minuti che parliamo di Detroit, passiamo oltre. Allora, nel frattempo sul canale è arrivato Ghostwire Tokyo, che alla mia redazione di Nerd Dream è stata data la Deluxe Edition, ci ho fatto anche la recensione. E Ghostwire Tokyo, vi lascio il link in descrizione di tutto sotto a questo video. E Ghostwire Tokyo è un gioco bellerrimo. C'è lo zampino di Shinji Mikami, spero di averlo detto pronunciato bene, ma sicuramente no. Papà di Resident Evil, e si vede. Io di questo titolo, quando ho cominciato a giocarlo, non sapevo una cippa, perché avevo visto, diciamo, mezzo trailer e avevo storto il naso. Insomma, diciamo che non era nel mio raggio d'azione questo titolo, quindi non avevo intenzione di giocarlo. Poi però giocandolo devo dire che mi è piaciuto. Tecnicamente è un gioco perfetto, graficamente è una cosa allucinante. È bello, è la perfezione fatta videogioco. Purtroppo, quanto a storia, queste secondarie, eccetera, è molto ripetitivo. A un certo punto, cioè, non si può più. Non si può più. L'unica pecca di questo gioco. Per il resto, è un gioco fantastico che consiglio comunque di provare a tutti, perché magari per me è ripetitivo, ma per voi è un bellissimo gioco. Non voglio dire più per non spoilerare, visto che comunque è un'uscita abbastanza recente, per cui insomma non voglio fare spoiler. Andando avanti, di Detroit, di Ghostwire Tokyo, sto pubblicando 2 episodi a settimana, perché si può fare. Il sabato invece lo sto dedicando, come avete potuto vedere, o alle 11 o alle 14 a delle demo, delle piccole demo che gioco in compagnia vocale dei miei amici Lenny Rusu e Devil Trigger. Vi lascio i link in descrizione dei loro canali sotto al video. E ci stiamo divertendo molto a fare questi piccoli sportiveggianti video in compagnia, dove io gioco quando lo facciamo sul mio canale, o se no uno dei due gioca e gli altri due stanno in vocale con chi gioca, ovviamente. E ci stiamo divertendo molto, e quindi è una cosa che possiamo chiamarlo format? Chiamiamolo format, è una cosa che continueremo e anche con i simulator. Tanti bei simulator e demo di titoli horror, insomma, adesso vediamo, non solo horror però, però insomma diciamo che siamo aperti un po' a tutto, ecco. Mentre la domenica la lasciamo per Assassin's Creed, quindi la mia impresa titanica con gli Assassin's Creed continua. In questo momento abbiamo il secondo Assassin's Creed, che mi sta dando veramente tante soddisfazioni, tranne qualche volta
che come nel primo, ma come in tutti fino a Valhalla, anche se col tempo è diminuita questa cosa qui, questo difettuccio che hanno questi personaggi, che io gli dico di andare a destra e lui se ne va a sinistra. Cioè io, vabbè. Il primo, devo dire che il primo Assassin's Creed è stato un disastro totale quanto a bug, glitch, una cosa veramente... Cioè, io non mi spiego dopo tanti anni come quel gioco sia ancora così disastrato. Cioè, a riprendetelo in mano, Ubisoft, e fate qualcosa. Cioè, non si può, Max. Mentre il secondo mi sta dando tante soddisfazioni. Ezio è granderrimo e ormai l'ho quasi finito, per cui insomma poi continueremo la saga fino ad arrivare a Valhalla. Magari per quando arrivo a Valhalla è già uscito il nuovo Assassin's Creed, che non si sa ancora come si chiamerà, se Infinity come hanno accennato, oppure avrà un altro titolo. Comunque insomma, mi ci sto impegnando parecchio, perché è una cosa mia questa degli Assassin's Creed, l'ho detto, l'ho ripetuto, lo ripeto ancora una volta, e quindi non è una serie diciamo regolare. In questo momento esce la domenica alle 11, cercherò per quanto mi è possibile di non saltare le domeniche, ma se succede vuol dire che non ce l'ho fatta a registrare, non ce l'ho fatta a renderizzare, non è arrivato sul canale. Però gli Assassin's Creed comunque continueranno. E per quanto riguarda invece la co-op del giovedì insieme a Leo, il mio amico, il mio carissimo amico Leopardus 91, Dying Light 2, nota molto dolente, di cui abbiamo parlato nei video, nei nostri gameplay a inizio video, poi l'avete comunque visti perché sono successe delle cose a video allucinanti, porte che non si aprono durante una quest, NPC che non te parlano e che non ti danno modo di concludere la quest, oltre vabbè a vari bug che sono comunque palesi a tutti, insomma inseguimenti che non finiscono mai anche durante una quest, cioè cose proprio allucinanti questo gioco. Poi hanno parlato tanto male di Cyberpunk 2077, ma Dying Light 2 non è che è uscito meglio, cioè posso dire. Abbiamo scritto un pezzo, appunto io, Leo e Len, proprio su nerdream.it, dove parliamo delle problematiche, almeno in cooperativa. Adesso noi non sappiamo in single player come si comporti il gioco, magari ha meno problematiche, spero. Però in cooperativa, diciamo che fino alla patch che c'è stata per sistemare appunto tutte le problematiche che abbiamo avuto noi poi, perché andando a leggere le specifiche della patch c'erano tutte le problematiche che abbiamo avuto io e Leo, tutte. Fatto sta che dopo la patch Leo mi invita, perché stiamo giocando nella sua partita, Leo mi invita e non è riuscito a invitarmi se non dopo un'ora, quindi ci siamo un po' scoraggiati e abbiamo messo il gioco momentaneamente in pausa. E adesso speriamo che la prossima volta che registriamo non abbiamo più problematiche anche a livello di invitarci prima di cominciare poi tutto. E niente, però siamo arrivati diciamo a poco più della metà della storia. Infatti adesso, cioè all'inizio eravamo tanto entusiasti e volevamo fare tutto, proprio tutto, tutte le quest secondarie, tutto, pulire bene le mappe come facciamo noi di solito nei nostri giochi, no? E però poi abbiamo visto così, no, cioè ci siamo scoraggiati, demotivati, siamo un po' delusi, per cui ci stiamo concentrando sulla quest principale per andare a chiudere, a concludere il gioco. Anche perché io e Leo questi spazi, diciamo che sono queste coppie, sono spazi di relax che ogni tanto ci dedichiamo per stare anche un po' insieme, fare due chiacchiere, perché poi è ovvio che quando registriamo non è che registriamo e basta, no? Facciamo anche due chiacchiere, stiamo un po' insieme. Sono momenti diciamo nostri, no? Per cui insomma. Però purtroppo a sto giro c'è andata male e vabbè. Amen, ormai è andata. Speriamo di concluderlo presto.
E invece per quanto riguarda le serie che arriveranno sul canale, io sto registrando Elden Ring. Elden Ring che mi è stato regalato da una ragazza che è iscritta al canale da diverso tempo, che commenta poco, anzi la ringrazio e, anche per Road 96 che è uscito l'anno scorso, ormai arriverà anche Road 96, ti ringrazio, non posso fare il nome perché vuole rimanere anonima, in realtà non voleva neanche che la ringraziassi a video, però insomma mi sembra anche giusto. E quando mi ha regalato Elden Ring mi ha detto: so che magari i Souls non sono nei tuoi corde, però questo è un open world, magari potrebbe piacerti. E io ho detto vabbè, grazie, ti ringrazio, e me lo so cominciato a giocare per conto mio. Devo dire che mi ha catturato veramente tanto, nel senso che ci ho passato ben 50 ore e io non sono una che appunto gioca i Souls, per cui l'ho giocato a modo mio. Ho battuto dei boss, ora non mi ricordo quali, dovrei andare a vedere gli achievement su Steam, che ovviamente ci stavo giocando su PC, ce l'ho su PC. Però poi niente, è successo che c'è stata la patch di From Software, perché c'erano problemi di FPS su PC, effettivamente ce l'avevo, anzi, vi dirò di più, che io a un certo punto ho detto a Leo: Leo, fammi il favore, avvia Elden Ring e vedi un attimo se tu c'hai problemi di FPS, perché a me stava bene il dubbio che fosse la mia scheda video che non andava. E invece anche lui aveva problemi di FPS, tant'è vero che poi mise sia a lui che a me una mod per sbloccare gli FPS. E lì per lì mi era andata pure bene, perché in effetti gli FPS avevano degli alti e bassi che però non andavano a impattare sul gioco, per cui io non riscontravo i lag che riscontravo prima senza la mod. Per cui ho detto: oh, grazie, porca miseria, m'hai salvato, no? E invece poi niente, no, sono ricominciate le problematiche. Anzi, poi il gioco mi si era pure chiuso da solo, insomma, varie problematiche, alla fine ho detto vabbè, lasciamo perdere. E niente, poi dopo la patch in pratica mi si era sminchiato il PG, per cui non era più possibile giocare con quel PG e ho dovuto rinunciare alla mia prima run, blind run, con molto rammarico. E poi ho riprovato comunque a giocare, ma insomma c'avevo problemi, per cui ho lasciato perdere, diciamo che l'ho messo un attimo in pausa, anche se era comunque un gioco che avevo intenzione di giocare per conto mio e non di portare sul canale. E poi che è successo? È successo che ho cambiato scheda video, in realtà ho cambiato proprio macchina, per cui ce n'ho una nuova con una fiammante scheda video nuova, e non è la 380 perché costa ancora troppo, neanche la 370 perché costa troppo anche quella. e poi anche perché voglio fare il salto di qualità, mi è comunque capitata una bella occasione di una 360 da 12 giga, per cui nella nuova macchina ho messo questa 360 da 12 giga, e la cambierò sicuramente appena posso. Ed è andato invece tutto bene, è andato tutto bene, ho provato il gioco diverse volte e anche in combat non ho più avuto problemi di FPS, quindi non so se è stata la patch o il cambio scheda, ma insomma va liscio liscio, per cui ho cominciato a registrarlo. E invece che altro volevo dire? Non me lo ricordo. Ecco, sempre perché io non mi segno una ceppa. E tu che volevo dire? Ah sì, vabbè, vi dico anche questo: arriverà Shadow of the Obra. E l'ultimo Tomb Raider che fa parte della trilogia, perché ho saputo da pochi giorni fa che hanno annunciato la lavorazione del nuovo Tomb Raider, per cui è tempo di portare l'ultimo capitolo della trilogia che mi manca, che è appunto Shadows. In più voglio recuperare
Life is Strange 2 con i due fratellini e partirò quindi da Capitan Spirit. Giocherò Life is Strange 2 perché io giocai Life is Strange 2 perché l'ho presi sempre grazie a Nerdream, tramite Nerdream ci diedero una copia, però ho giocato solamente il primo capitolo, per cui mi mancano gli altri. Allora approfitto, siccome non mi ricordo una cippa, andare a giocare poi il seguito di quello che io ho portato sul canale. Non ci capirei niente perché non mi ricordo più una cippa. Ho deciso di ricominciare proprio tutto da capo, quindi ricominciamo da Capitan Spirit e poi ci rifacciamo tutto Life is Strange 2. Ovviamente a questo punto, prima di Life is Strange 2, mi tocca registrare Road 96. Cioè, posso dire, appunto. E che altro? Elden Ring ve l'ho detto, gli indie ve l'ho detto, Dying Light 2 ve l'ho detto, Assassin's Creed pure. Elden Ring molto probabilmente andrà a sostituire Detroit il mercoledì, per ora. Poi vediamo quanto riesco a registrare e se riesco lo infilo anche in un altro giorno della settimana. Vediamo, vediamo. Devo vedere un attimo come posso gestirmi. E mi sembra che vi ho detto tutto. Se avete domande fatele pure sotto a questo video nei commenti. Vi lascio tutti i link di quello che ho detto, anche dei canali dei miei amici, a partire da Leo, ma ormai voglio dire, Leo lo conoscete, cioè, ormai da anni, non c'è manco bisogno che vi dico addosso a Leo. Però insomma vi lascio tutti i link in descrizione sotto a questo video. Ah, vi volevo dire, perché alcuni mi domandano quando esce l'episodio. Io ho fatto un calendario che aggiorno settimana per settimana ed è in alto al canale a destra, dove c'è anche il mio profilo Steam e il mio blog. Ho messo il link al mio blog dove anche anticipo le serie, oppure parlo delle serie che ho giocato, se mi sono piaciute, se non mi sono piaciute, le serie che arriveranno, che non arriveranno, quello che faccio, quello che non faccio. Insomma, sul blog c'è sempre tutto. E poi c'è il link a nerdream.it. Nel calendario, che appunto, come ho detto, aggiorno ogni settimana, non mensile, settimana per settimana, io lo aggiorno con quello che uscirà durante la settimana. Dategli un'occhiata almeno una volta a settimana, perché magari possono esserci dei spostamenti, delle cose, io non so se riesco a registrare, a pubblicare eccetera, ma se volete sapere cosa esce settimana per settimana, io quello lo aggiorno ogni domenica sera per tutta la settimana che poi viene, quindi fino alla domenica dopo. Se volete sapere sta là, se non volete sapere non me lo chiedete a me perché sta tutto là. Cioè, posso dire, che lo faccio a fare a sto calendario? Che poi tra le altre cose sto calendario lo faccio pure per me, perché sennò mi ricordo quando devo far uscire cosa, in che giorno. Per cui è un promemoria che io faccio principalmente per me. Però se a qualcuno può far comodo, visto che le domande mi arrivano, sta là. E mi sembra che vi ho detto tutto a sto punto. Che altro? No, basta, ho detto tutto. Ma posso così, se poi mi viene in mente qualcosa ve lo scrivo poi nei commenti sotto al video, va bene? Allora io vi ringrazio, siamo arrivati a 5.000 iscritti, io vi ringrazio tantissimo, cioè non pensavo di arrivare a una cifra così alta, però ovviamente fa piacere. E quindi grazie a tutti per il supporto, grazie a tutti per i commenti sotto ai video e anche per i pensierini, appunto questi titoli che ogni volta piovono dal cielo e quindi no, piovono dalle vostre tasche, quindi grazie infinite. E a questo punto io vi saluto, vi ringrazio ancora e noi ci sentiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.